Stai impastando? Vedo che smaneggi. Sì, sto facendomi un drum. Sì, un drum. Sì, Sì, un un drum. drum di ganja, Ma che voglia. ganja? Ma che ganja è ganja? Assolutamente no. Fai vedere quanti grammi c'hai, dai, tira un po' su. Non ho alcun grammo, Dario. Non ho alcun grammo né sul tavolo né all'interno di questa abitazione. Dai, fai vedere. Ragazzi, volevo anche informarvi che la settimana dopo il pub dell'amico che Dario ha organizzato lo stesso giorno della finale di Champions Godo. dell'Inter, andrò a Pontedera, Pontedera e starò un Pontedera, giorno. c'è un nome solo. Pontedera, starò un giorno col mio amico Darione che mi offrirà anche una cena in via dei Questo Guinceri. non l'ho mai detto, l'hai inventato te. Sì, non l'ho mai detto, ma lascia che ti dica Lascia. che lo spero. Cioè, il Ah, ristorante di tuo ok. padre, il tuo amico Vedi, ti Mario. porto a mangiare un Bene. panino e siamo a Va posto. bene, dai, portami a mangiare un panino, Ti dico. porto dal ristorante, però fammi vedere di quanti grammi stai facendo il canaruozzo. Ok, io ti ripeto che non sto facendo il cannaruozzo, che non ci sono grammi di droga a casa mia, e ti prego di non dirlo ulteriormente. Grazie, ma un Fammi bel. vedere la tromba, dai. Sapete che cos'è il quiffing? Sì, Mario lo fa tra l'altro. No, non so manco cosa sia. È omosessuale, lo fa. No, ma Non non sono può fare. omosessuale. Come non sei omosessuale? Ma se hai nominato la mia ragazza 5 minuti fa? Giorgia? No. No, hai appena detto il suo nome. Giorgia? Giorgia, dici? Ma l'hai detto te, non ti ho detto io il nome, quindi. Oh, che cazzo Quindi. ridi? Che Eh? cazzo ridi? Sono con te, Marione, sempre. Facts. Yeah! Ah, vero, dicevamo, l'hai letto il 1085? Per forza! Polimafioso. Ti è piaciuto? GTO dicono che mi piacerebbe molto. Sì, però ora non t'affollare la mente con 100.000 mani. No, Intanto no, uno alla finisci volta. Slam Dunk. Uno alla Cerca volta. di finire. Però sei troppo lento, Mario. Porca puttana, troia impestata morta. Ma io non voglio bruciarmelo, bro. Voglio andarci piano, Ma leggero, non non andarci piano, forzato. leggi! Vabbè, Madonna, ho figlio di iniziato da 2 settimane, merda! sono al volume 7. Ma ti sembra normale? Cioè, Ti 7 volumi in sembra 2 settimane, normale? cazzo è de? In donde devi essere per ho Madonna. finito One Piece in 6 mesi. Ho capito. Slam Dunk se è il 7° volume in 2 settimane, non è normale, coglione. Non mi chiamare coglione, comunque sto aumentando il tiro. E leggerò anche Berserk per la Sì, prima della volta. bamba. Non mi sono mai fatto di bamba, Dario. Ti ho visto io, Ma non è successo del vero. MOBA, Ma non è coglione. vero, ma figurati se poi, anche se volessi pippare, lo farei al cesso del MOBA, così lo sanno tutti. Sì, perché hai detto che sentivi ancora l'odore delle chiappe di Tito. No. Aumenta un po' i livelli. Non si sente te? Poco. Adesso forse si sente meglio. Proviamo. Mi sentite meglio? Sì, ti sentono meglio, Mario vedo. Merda, mi sentite? Puoi dire sassa prova per farti provare al microfono. Non Sassa, testa serve. di cazzo. Proviamo A chi stai dando della testa di cazzo? Spero a Kitano, eh? un po'. No, no, a te. Chi c'è al pub live? Allora, Nanni, Masella, Crackerson, Johnny il Bello, Fromandir, Curolili, poi c'è il Masseo, Panetti, Chuck Jones e il 40° su Twitch. Chuck Jones, regista, regista del 1912, morto il 22 Fortissimo. Guarda cosa ha fatto Chuck Jones. Sì, però dico, se è morto nel 2002, come fa a sta al pub live? No, c'è il figlio, Chuck Jones Jr. Chuck Jones non ha un figlio che si chiama Chuck Jones Junior, figlio di p***a. Oi! Che c'è?
Lascia stare a Titti. Chiedo scusa a Titti, ovviamente non mi riferivo a lei direttissimamente. Senti, ma l'IRL calcetto basket lo fai con i tuoi fans? No, lo faccio con il mio gruppo di calcetto. E Dio sa. E se mi hai chiesto i componenti, di solito giochiamo io, Matteo Dredd, no. Giuseppe Chirico. Ti ho chiesto di che cosa sa. Il calcetto? Ma di che cazzo deve sapere? Vabbè, Dredd lo inviti palesemente per guardare il culo della sua ragazza. Vabbè, chi? Dredd. Ma qual è la sua ragazza? Sono amico con Michelle da tempo. Ho capito quello che intendi, ma poi ovviamente se io mi leggo la traduzione sbagliata oggi, poi non posso recuperare quello che ho sbagliato domani, perché se ho sbagliato niente, cioè tocca veramente cambiare paese, non portare più One Piece, cioè la mia credibilità andrebbe allo zero. Sai com'è, la gente non ha tanto tempo per riflettere sull'immagine della gente, si fa un'idea e poi basta. E ciucciami il cazzo, va? Se n'è andato. Sei andato dalla chiamata. Scherzavo, Marione, di eccomi qui. Ciao Dario, minchia, non so se stavi seguendo le live, però ero tutto scombussolato dal ridere per questo tempo comico. Sono scombussolato dai torboni di bamba. No, non mi faccio di crack, Dario, pensavo che fosse chiarita come cosa, No, fammi vedere quanti grammi ci hai messo dentro oggi al Pippolozzo, ma che cosa ti devo fare vedere? I miei polmoni, e poi non troveresti nulla perché non mi sono fumato. Fai vedere l'uccello, ti alzi un attimo in piedi, me lo fai vedere, anche dalle mutande, cioè dai pantaloncini va bene. No, un po' vedere? No, non ti faccio vedere l'uccello, ma che cazzo di richiesta è? No. Sono su Twitch, poi... Oh, ma la finisci? Ma poi come se non sapessi il post di Twitch. Post? Bancomat. No, questo è veramente da quarantenne, Dario, vergogna. Sì, hai detto post. Ah, vero, il TOS, vero, si chiama TOS, scusa, errore mio. Sono io il quarantenne. Demente. Sono io il quarantenne. Non chiamarmi demente, è esagerato, ho sbagliato. Ragazzi, non dategli la retta, dai, ho sbagliato una lettera! Se io mi alzo e ti faccio vedere il pipo dal pantalone, mi bannano se si fa vedere il pipo. Perché... Allora, fai una cosa, ti alzi, avvicini il tessuto alla forma del cazzo, così da far intuire che forma abbia. No, ma questo è bannabile, per questo non ci si può vedere in mutande, perché attillate si vede il cazzo. Fammi vedere cappella, dai. Non ti faccio vedere la cappella, soprattutto in live streaming. Ma stai scherzando? Live streaming, professional Mario. Live streaming? Ciuccia cazzi. Ma come lo devo chiamare? Live? Endo? Comunque, sei un grande, Marione, veramente. Complimenti. Grazie. Per il lavoro che fai con i ragazzi. Grazie. Sì, li chiamo ragazzi. Non penso ci sia un problema a chiamarli ragazzi. Maria De Filippi, mi sembri. Non sono Maria De Filippi, sono Mario Studiolo. Ce la faresti a farmi vedere l'ano? Cioè a spalancare proprio... No, okay. Dario, no. Non è che non ce la faccio, ce la farei, ma non te lo voglio far vedere. Che palle. Ma come che palle? Vedi che mi si finisce la carriera così. Vabbè. Che cos'è il gol esploratori del cielo blind? Allora, praticamente... Lo sapevo, ti stavo per dire, stai zitto che spiego una cosa, stavo per dire il... Allora, praticamente, ragazzi, lui gioca un gioco, se gli date le sub, ma è un gioco che avrebbe giocato comunque anche senza raggiungere quel gol, quindi cazzi vostri. Allora, prima avrei ragionato così, da un po' non lo faccio più. Che lo faccio proprio col gol. Però hai proprio capito il problema di sorta, che anche se non raggiungo il gol non voglio privare i ragazzi del content. I ragazzi, a me fa ridere sempre che li chiami ragazzi. Come li dovrei chiamare? I fan? Lo sai perché mi fa ridere? Perché tutte le volte che qualcuno vuole fare un commento razzista oppure elitista, introduce sempre il discorso con i ragazzi. Per esempio, quando ci sono delle persone con la sindrome di Down, non so se ci hai fatto caso, la gente fa sempre no, ma ci sono quei ragazzi, no? Quei ragazzi. Che ragazzi? Non ha una matrice di questo tipo i ragazzi. I ragazzi chiamo la community, dio cane. Oppure fanno, quando ci sono quelli i neri, fanno quei ragazzi di colore, insomma, quei ragazzi lì, ecco. Vero, non lo sapevo. Sì, facci caso.
Sei un grande, però dovresti provare la coca. Ma che consiglio di merda, Dark. Veramente un consiglio di merda. Secondo me ci sta come consiglio, ma che amico. Ci sta, ma vergognati soltanto per dirlo e considerarlo. No, a te, a me no. Dario. Oi là, ciao Bomber, dimmi tutto. Boh, c'è cioè, da qui da sempre. Jumbo Trillo in live, sì, in vita. Non voglio invitare Jumbo Trillo, Dario, per quanto mi stia simpatico. Aspetta, lo invito io, ti vergogni, palese, dai, ci penso. Dai, non fare la stessa cosa di Gaia Clerici che ti dice sì, poi, per favore. Dario, fermati, fermati, Dario, fermati. Fermati, porco Dio. Sta facendo le piste cringe, Trackmania, povero drogato, vabbè. Ovviamente mi riferivo a Mario, non al Giumbone. Ma perché Gandalf è scritto Giumbo, Mario ti ha invitato in live? Ma noi non ho fatto niente. Non mi prendere in giro, bro. Veramente, mi dai fastidio, mi fai impazzire. Eppure tardi. Non ho fatto niente. Mi fai impazzire. No, niente. non cantare, non ho fatto niente. No, mi fai impazzire ancora di più. Falla finita. Mario, ti sei mai drogato con Jumbo Trillo? No, non mi sono mai drogato con Jumbo Trillo. Dario, senza fare spoiler, caratteristica migliore di Tears of the Kingdom, la libertà assoluta, ancora più assoluta rispetto a Breath of the Wild. È un gioco che ti permette di avere il controllo del mondo che ti ospita completamente e niente, grazie a questa libertà tutti i tre strati del gioco riescono ad essere totalmente a tua disposizione, certo con difficoltà, con mistero e tutto, però allo stesso tempo sono in mano tua. Se sei furbo riuscirai a scamparla e quel fascino di mistero e di pericolo aumenta anche l'avventura tanto. Ma scusami, quindi questa cosa del questo qua è un sequel di Breath of the Wild? Mi sono fatto pupù nel pannolone. Abbiamo avuto la sbora nel naso? Te. No, non ho mai avuto la sbora nel naso! Ste cazzo di domande di merda! Mamma mia, che carattere! No, che carattere! Mi chiedi, hai mai avuto la sbora nel naso? Ma che cazzo di domanda è? Oh, Mario, è normalissimo! Oi, Dani! Dani, vieni! Vieni un po', dai, fammi salutare! Che cosa? Salutare. Fallo parlare, per favore! Ho guardato un po' di carta igienica che ho visto che è naso otturato dalla live. Volevo vederti un attimo in soccorso che sono tuo amico. Molto strano, grazie. Figurati. Grazie. Ho visto un po' costipato a livello nasale, ho detto, secondo me il mio amico Mario ha bisogno un attimo di... Che carino, Dani, che mi ha portato, grazie. Figurati, quando hai bisogno. È anche vero che giochiamo molto spesso a guardare gli streamer che quando fanno uno strano movimento di naso e diciamo, questo si fa di cocaina? Quindi magari Daniele ha voluto pure difendermi da il nostro stesso gioco nel pensiero che magari si potesse alludere che io mi facessi di bamba. Allusione, ok. Ciao, allusione, sì, perché io non mi faccio di cocaina. Si vede quando qualcuno si fa di bamba, eh? Tipo chi? Dario? Oi. Tipo chi si fa di bamba? Quelli che tipo si toccano le gengive o si leccano sotto il labbro o si continuano a toccare il naso. Quindi, però potrebbe... Se troviamo uno streamer... Che fa tutte e tre le cose? Chi ci viene in mente? Io ce l'ho un nome. Senti, te ne vai? Grazie mille. Dani, al volo così un nome? No, nessun nome, porca troia, vattene, per favore, non ti fare additare, non ti fare, capito? Non mi viene il termine, non ti fare, vai. Convince, e soprattutto non si fa, convince, e non... Non e non si... conversazione, Mario, neanche per... No, noi stavamo per dire il nome di qualcuno che si fa di bamba della scena di Twitch Italia e non mi sembra il caso. Vabbè, facciamo così, il nick al posto del nome, dai. No, no, non cambia niente. Bravo, bravo. Non cambia, bravo il cazzo, dai, vai via, per favore. Mamma mia, siete veramente... Mi manchi molto, Daniele. Oh, Dario, quando hai bisogno, io vengo a salvarti, anzi, a salvetti. Bella questa. Questo concetto di debolezza che se dovessi stare attento a non calpestare i deboli, non camminerei nemmeno... Cosa ho fatto ora? Cosa c'è?
No, stavolta io non ho capito veramente cosa è successo. Ma smettila, imbecille. E chiedimi scusa. Ma stai guardando un messaggio di Bugalalla? Non ho manco il numero di Bugalalla, Dario! Non ho manco il numero di Bugalalla. Azza, vai direttamente su Telegram, no, ci sta no, per cancellare le conversazioni. No, Telegram, ci siamo visti qualche volta con Bugalalla, però ovviamente è sempre un rapporto, di un accenno di confidenza, ci stiamo simpatici, ma comunque non è nulla di quel tipo. Ok. Vabbè, dicevi? No, no, non parlerò più di Berserk. Ok. Wow. Ehi. Scusa. Sei rotto da canna. No, no, non è un rutto da canna, le canne non fanno ruttare, ho bevuto la Monster. Che gente normale, mi piace, tranquillamente. Cioè, persone normali più che altro. Sei un po' tipo Xavier. Non di niente. Mario torna, dai, forza, smettila. Sto ma che pensi? Una cosa. Un futuro calvo. Ma no, non semplicemente sono... Quelle persone che lavorano con me voglio che siano brave. Il primo che dice che sto facendo una raglia di... sì, ma infatti... No, ragazzi, no! No, non sto pippando, ma si capisce quando uno pippa, soltanto ah, perché... a proposito, Marione! A proposito di cosa? Smetti di scrivere ad Agnese, va? Eccoci. Io non scrivo ad Agnese da quando le ho fatto gli auguri per il matrimonio, Dario. Voglio la coca. Cazzate. Sono cazzate quelle che vedete scritte qua, ovviamente. Sono degli audio. Io parlavo della Coca-Cola. Qual è il gioco che aspetti di più, Mario, in quest'ultimo periodo? Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, bro. Picchia duro, competitivo, serio. Non mi sembra giusto. Sì. Cioè, mi ha followato Luce Luna, trovati un lavoro. Ma cambia di sto nickname. Ma sei completamente mancante di rispetto. Non si fa, Porca troia. No, non lo faremo mod. Ho incontrato Luce Luna l'altro giorno. È molto simpatica e dolce. È vero, è brava, dai. Ma sì. Massimiliano. Ehi, non ti arrabbiare, loro sono persone. Sono in collera, sono in collera. Cioè, perché? Non riesco a controllarmi. Per Kang? Perché? Cosa? Per Kang sei in collera? Facciamo così, bro. Tu togli la N e la G da per Kang, che non ha senso, e io ti rispondo. Ok, scusa, no, ti volevo chiedere perché sei in collera, Ang? E voi che ridete, siete più figli di di questo qua. Voi che ridete. Ma lascia stare Pollo. Voi che ridete. No, no, smettile, parli italiano, rincoglionito. E smettetela immediatamente. Ti ha fatto una domanda, rispondi scostumato. Ma chi cazzo utilizza la parola scostumato? Poi te, Jove, dai. Lo conosci Jove tu, Dario? No, non conosco questo Tember. Si dice utente. Sguz. Tu conosci sporco di tutto. Sì, è sempre live da Daniel Oneng. La prossima che fai me ne vado. No, no, scherzo. Sì, dai, la prossima che fai me ne vado. Ma scusa, ho perso la voglia, ormai... ho perso la voglia di fare qualsiasi cosa. Ormai si snatura la cosa, l'incesto, nei canali di Twitch. Non si può snaturare anche un dialogo un po' con una lingua diversa? Ma sei ubriaco, che cazzo hai detto? Non ho capito. Non si è parlato di incesto in questo periodo, legittimandolo. Ma da dove? Chi? Ora non posso dirti queste cose. Perché non puoi dirmelo? Hai iniziato l'argomento, dimmi chi lo dice. In chat forse ti sanno dare la risposta, Ang. Fammi la battuta mentre chiudo il mio ovviale drum di tabacco. Palesemente c'è la droga all'interno. Io mi faccio le canne come mi faccio le sigarette come Rospo, cioè con le Hai detto comunque hai detto no, comunque... perché si parlava di canne, ho avuto un lapsus e mi faccio... Non ho mai parlato di canne. No, mi faccio fammi vedere un cannaruozzo, non vuol dire fammi vedere il cannone, Dario, scusami. Sì, però vabbè, hai detto proprio canne, vabbè, comunque. Sì, va bene, è una cosa inconscia perché volevo dire non mi faccio di canne, invece ho detto mi faccio di canne. Comunque vabbè, come Rospo, certo. Mi giro le sigarette nelle cartine Rospo. Lunghe. Rospo.
Conosci? Sì, sì, sì. C'è Lunaris in live, se ti interessa. Chi c'è? Lunaris. E chi cazzo è? Ehi, ma dai, vai, Mario. No, ma non è la classica cosa dello streamer che dice chi è, non lo conosco, per attuare un atto di dominazione. Non so davvero chi sia. Invitala, dai. Mario, stai fermo. Ci penso io. No, bro, per favore. Dai, così vi conoscete. Stai fermo. Non so nemmeno chi sia. Non c'ho argomenti da avere con Lunaris. È una gamer. È una gamer. Speriamo che abbia la decenza di rifiutare il tuo invito. Dai. Speriamo. Lunaris. Stai cercando Lunaris per davvero. Sta veramente succedendo. Ciao Luna, ti va di venire sul canale di Mario Sturniolo per un'intervista? Anche l'Oli Fazza può essere interessante questo. Ti prego, Luna, non ti fidare. No, scusami, eh. No, tranquillo. Io ho dato la mia, come tu dai la tua. Ma può mai iniziare questa cosa in timer che va a dire ciao Luna, ti va di venire sul canale di Mario Sturniolo per un'intervista? Tu lo fai perché sei Dario Moccia e quindi la gente ti va a dire certo, andiamo subito, porca troia. Per forza, ha scritto per forza Dario, in chat da Lunaris ha scritto per forza, no, ve lo giuro su Dio, vi faccio la foto, ha scritto per forza. Lei ha scritto così su due piedi e io ho detto per forza, è normale italiano. E lei ha risposto ma sì dai, non so di cosa, ma andiamo. Però potevi farti anche gli affari tuoi, io sono in live, devo fare delle cose. Ah. Momento forni, no, non faremo un momento forni al momento. Buttali dentro. Ma vuoi fare un momento forni insieme, Dario? Ma cos'è il momento forni? Non mi ha qualcosa legato... No, è qualcosa... Vediamo un forno recensito su YouTube, scegliamo un forno e lo guardiamo. Cringing! Eccoci! Ecco il Marione. Ciao Luna. Luna. Ciao. Piacere mio. Ciao Luna. Io posso stare pochissimo perché poi entro anche nella mia live. No, però no, mai senti, deve... pezzo di merda, non ti permettere. Luna, ti volevo fare una domanda. Te fai uso di marijuana? No. Mario sì. No, io non faccio uso di marijuana, chiaramente. Ma io vedo il bong, Marione, che c'è lì dietro. No, ma è ornamentale, Luna, è ornamentale. Soprammobile, ok. Sì, soprammobile. Ma ti pare che io faccio uso di marijuana? Cioè, che ne pensi delle persone che fanno uso di marijuana? Allora, io sono per la libertà. Bravissima. Il cazzo che vuole, quindi brava. Per forza. Porca ovviamente troia. Non facetevi di marijuana, chat, è tutto goliardico, assolutamente, va detto. Però ha detto per forza, l'ho sentito soltanto io, ha detto per forza. Ma se ridi è un problema, Luna, perché lui è ancora più invogliato a fare il cazzone. È giusto, uno si deve divertire in queste cose, no? Sì, ci si deve divertire. Ti stai divertendo? No, non mi sto divertendo, Luna... no, ma no, non per te, Luna, chiaramente. Luna. Allora, e che Dario... Ultimamente... Parla tu, Dario. Va bene, grazie. Ultimamente si parla molto di depressione tra streamer, no? Ci sono persone che, per esempio, quittano o si lamentano in live perché i ritmi incessanti, i ritmi molto severi di Twitch che ti obbligano alla permanenza su Twitch praticamente quotidiana e per moltissime ore, poi li fanno impazzire a livello di salute mentale. Te cosa ne pensi di questo argomento? È un argomento che viene affrontato poco, secondo me, ma io in prima persona l'ho vissuto nel concreto. No, mi dispiace. Però magari quando ne parli con qualcuno la gente dice vabbè, ma tanto giochi ai videogiochi, che cazzo di problemi hai? E quindi ti chiudono così. Bravissimo. E tu stai lì che li guardi e fai vaffanculo. Sai cosa c'è? Oltre ai videogiochi c'è anche il discorso dei soldi. Ma guadagni una fracca, ma che cazzo te ne frega per giocare ai giochini, poi hai un sacco di soldi. Esatto, sì, sembra che uno non possa mai lamentarsi perché magari ha un lavoro un po' più agiato rispetto agli altri, perché ti svegli alle 5 di mattina per andare in fabbrica. Bene, no, mi interessava sapere, sono contento. Aspetta che mi sta chiamando una persona. No, Dario, rimani qua, adesso ho una domanda da fare io. Zitti, pronto? Pronto, Dario, mi senti? Sì, ti sento, chi è? Sono Dani, mi senti, Dani? Ah, ciao Dani. Non ci posso credere. Semplicemente ringraziarti per aver portato un contenuto così alto in un canale di basso livello. Prego, ci mancherebbe. Sta parlando del mio canale?
veramente ci tenevo tanto a ringraziarti, soprattutto per la domanda sulla depressione, che è un argomento secondo me che non tutti hanno voglia di toccare. Ma lo toccano, okay. tutti parlano di depressione su questo sito. No Dani, per te tutto, lo sai, io se posso fare qualcosa per farti divertire sto al primo posto, proprio in pole position. Grazie, no veramente, ci tenevo veramente a sottolineare quanto tu sia un cannon glass di... Ma cosa c'è da ridere a cannon glass? No, no, è perché non paghi i debiti, non ho debiti con Marco, quei 1600 euro se li è inventati. Ma avete pensato davvero che io gli devo offrire il trasloco a Marco Verrino? Avrà pensato, mi devo fare una cosa, mi servono 1600 euro, ci stava pensando e l'ha usato come battuta, ma è normale. Normale, ma normalissimo. È colpa tua che me ne sono andato, adesso mi paghi il trasloco, è chiaramente uno scherzo. Mi ha chiesto 1600 euro più 200 euro di danni morales. Ma ti rendi conto? E dai. Danni morales. No, ma non è serio, chiaramente. Di danni morales. Ci sta. Ma non ci sta per niente, è un personaggio di Spider-Man, non c'entra nulla con i danni. Vabbè, allora, questa cosa Marco non la può dire, però te è un redeem, ma ti rendi Orton, quello va bene invece. Non chiedo soldi ai miei amici mentre faccio le ma ti rendi Orton. Ok. Oh dai, prestali un amico, scusa. Ma non gli presto niente, cioè, ma Marco sta benissimo economicamente, ma perché dovrei prestargli dei soldi? Che verso era? Che faccia è? Che faccia è, bro? Era per esortarti e aiutarlo. Non, hai esortato un tirannosauro in quella maniera, non me. Dai, fai il buon amico ciccione. Non sono ciccione, comunque non è un bel termine. Madonna mia, che pesantesse. Hai ragione tu. Cosa hai detto, scusami? Che pesantesso ho detto. Vieni il 14 a giocare a Lupus al Cerbero? Non pensong. Stavamo parlando di un po' di cose, poi a un certo punto una schiera di persone in chat, Mario vai su Discord, e quindi sono qua, anche perché altre, che scelta avrei potuto avere se no? Scudo. Stavate parlando di tumori? Scudo. No, ma che di tumori? Okay. Ma perché l'ha chiamato Mario? Alessandro, devi capire una cosa, te lo spiego io perché mi ha chiamato Dario, anche se non so perché mi ha chiamato. Dario mi dà fastidio ultimamente, si diverte dandomi fastidio, questa è la verità. Io ho fatto del grande content, format. Ha fatto il format, sì, però un format si decide quando lo programmi, non che quando vuoi tu arrivi e mi chiedi facciamo il format, se no il format non ha senso, non è un format. Si fa un po' di just parling? Queste sono le cose che odi dai confronti degli altri. Ma voi siete in live? No. Ah, avete finito? Sì. Andando a controllare. No, non guardarci in live, perché sennò veramente... Ma sei in live, ti ho fatto una domanda! Possiamo segnalare il canale di Mario Stagnolo? Ti ho fatto una domanda, ti ho fatto! Ma hai ristreamato, mi sa che è segnalabile. Una domanda ti ho fatto, una domanda! Se siete in live o non in live! Mattia, di Twitch, io ho un bannino così, perché ha ristreamato. Ma smetti la troglodita, che poi ci sono i due che fanno... Ah, forse dovrei farlo davvero! Si va a letto! Almeno i miei fans sanno parlare, che è già qualcosa. Che brutto chiamarli fans, no? Li chiami te così, coglione? Mario, non mi chiamare coglione che divento un mostro, Hai capito? Forza, non ti devi permettere. Forza Inter. Sempre. Fortnite sta facendo praticamente lo stesso percorso. Quindi... Sì, io Fortnite lo vedo un po' morente recentemente. Non ti piace più? No, non ci gioco più da anni ormai. Appunto 2 anni che gioco a Valorant. Nemmeno il partitozzo, quello d'aggiornamento, niente? Sì, quando hanno fatto quella cosa lì che hanno levato le costruzioni, sai, con gli amici, fai andiamo a vedere. Vai così, ti butti, carino, però non simpatico. Però non ti ha riconquistato. Non mi ha riconquistato. Ah, stai zitto, testa di cazzo, che non sei altro, dai. C'è una testa di cazzo, Dario, Di cazzo. Perché? Niente, scusa, mi sono un attimo sfogato.
Era arrabbiato. Ma sono arrabbiato, Luna, ma io ti posso assicurare, ti giuro su Dio, tu non c'entri niente, veramente. Cioè, in realtà, infatti, non so perché non ho No, no, hai tutta la mia simpatia, tutto il mio affetto, veramente, Luna, sei una mia nuova amica. Però io e Dario abbiamo un rapporto complicato e quindi certe volte... mi va di offenderlo, spero che non ti dispiaccia. Ah, ti spiego, assolutamente. L'amore non è bello se non è... Sì, sì, prego. Bravissima, Luna, questa a parte che non la interrompere, farla finire. No, hai ragione. No, più che altro, sai perché mi odia? Perché io switcho da argomenti seri agli argomenti demenziali, a battute, eccetera. A lui questa cosa non va bene. Cioè, con lui si ragiona a compartimenti stagni, o marijuana o cocaina. Cioè, non è vero, ma figurati. Ma la cocaina è la cosa più brutta del mondo. Mondo, tra l'altro, sei sicuro? Mi ha cato in testa Marione qua, un po'. Sì, sono sicuro. Va bene. Ma no, davvero, sono serio. Allora, la tua faccia mi dice il contrario. Ma che puttana, ma veramente? Ma no, non ho la faccia da cocainomane, Luna. Ma cosa ridi pure te? È colpa tua! Non l'avrebbe mai detto! Ma non è necessariamente un insulto avere la faccia da cocainomane. Ma certo che è un insulto! È necessariamente un insulto! Assolutamente! Faccia da cocainomane che non si offende! Hai ragione Luna, eh! Una persona che si diverte, si gode la vita! Certo. Ma no, non si gode la vita uno che si fa di cocaina! Che ne sai tu? Ma lo so perché tutti quelli che si fanno di cocaina hanno la faccia che gli cade a terra! O lo sai perché tu sei il primo? No, non mi sono mai fatto di cocaina nella mia vita. Ma smetti, Ted, veramente, mi stai sul cazzo tu, Porca troia, che fatica. Vabbè, io a questo punto chiederei alla chat se, insomma, loro si sentono come le descritti, però. Bravissima, un po' ingiusto, Luna. Vai, attacca, bravissima. Vedi, sono aggressive, ragazzi. Vai. Guarda che sei scemo. Puoi trascinare, vai, trascina. È saltato. Che dice Danielone? No, aspetta che c'è un problema tecnico. Che succede? Vabbè. No, niente, è entrato un suo amico. Vabbè, sai, questi sono live. Te, Luna, fai, presumo, tu ci abbia un palinsesto, tu sia molto in realtà quadrata, no? Con quello che fai su Twitch. Ma in realtà, guarda, mi stai prendendo un po' in un periodo in cui voglio cambiare contenuti, quindi tipo sto finendo con Valorant e penso che farò altre cose. No, ok, quindi... No, perché qua è sempre casino. Giocare. Ho notato, posso dire. Ma non è una cosa negativa comunque. No, ci sta. Continua ad andare via. Ah, lo stai seguendo anche te dal... Eh sì, ve l'ho aperto anche per curiosità adesso. Facciamo... E quando gli dicevo le cose del cocainomane volevo vedere la sua faccia, capito? Sì. Poi c'è quel nasone, no? Quindi... Mm-hmm. È vero. Ma poi uno spam continuo di copypasta, cioè veramente... Ma lì? Vabbè, facciamo una cosa, Luna, abbandoniamo la chiamata e lasciamola a se stesso, che ne dici? Dici che lo lasciamo così, ce ne andiamo, puff. Ma sì, perché no? Per me non ci sono problemi, quindi insomma... Cioè, mi ha fatto piacere, Luna, ti abbraccio forte. Ok, anche a me, è stato un piacere, un saluto. Ciao. Arrivederci, ciao. Ciao, grazie mille. Ciao. Metti un paio di mutande! Scusate ragazzi, scusa. Se ne sono andati? E dove sono andati? Ma non si può campare in questa maniera. Ci stanno loro che fanno una cosa, quella mi dà del cocainomane. Cioè, quello sta col pisello di fuori, quello si diverte un macello. E però ci pago io. Ma loro chi? Quelli con cui stavo in chiamata un attimo fa, Dario Moccia e Lunaris. Dove sono andati?
Ora, per favore, non mi andate a dire che sono sempre stato da solo in live, perché non ci credo. Stavo con Dario Moce e Lunaris per fare quel momento estemporaneo. Dai, Lunaris e Dario Moccia, Lunaris che mi ha detto che mi faccio, che ho la faccia da cocainomane, e Dario Moccia che gli scrive per forza, entra su Discord. Io che mi giro mentre mi danno fastidio, c'è Daniele col pisello di fuori, vado a menare Daniele, torno e non c'è nessuno. È successo questo! Mi sa che sei pazzo, non c'era nessuno, era tutto nella tua testa, cocaiono manende. Come mi hai chiamato? Grazie Tommy, grazie per il gift, veramente sei un bomberaccio di Dio. Che esagerazione, Tommy, grazie per la sub regalata, mi hai fatto molto piacere, grazie. Stai sostenendo un canale che ora con questo soprattutto formattonis... Che come quale formattonis? Oh, ma che cazzo stai dicendo? Con tutte queste rubriche te la sfila fuori dal culo, vai, una bella... No, 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 ci manteniamo nel nostro universo, cerchiamo di fare più cose possibili, però... Ma fai bene, ma cazzo, infatti apprezzo un botto la sì, scelta. Sì, sì, ma se non mi parli seriamente io non ti posso prendere sul serio. In che senso? No, ma sembra che mi prendi per il culo. No, no, sul serio, sulla cosa del palinsesto. Grazie. Lo sai che io apprezzo. Sì, sì, certo, certo. Io mi ispiro anche a te, eh. Lo sapevo, porco Dio, lo sapevo. Lo sapevo. Lo no, ma ero serio, ero serio, Marione. Sì, 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 lo so che eri serio. Oddio, c'è Matteo Agostini. Matteo Agostini, BGC. Ciao, maestro! Matteo Agostini, BGC. Il maestro di Pokémon competitivo, lui sa come dosare statistiche noiosissime. Si dorme ogni volta che si vede uno scontro. Competitivo Pokémon, sempre gli stessi team. Scherzo, Matteo, ovviamente sei un grande. È un grande per davvero, il grande maestro Agostini. Ciao Matteo, Matteo, è un incrocio fra un vincente, uno stacanovista e un dolcino. È un po' tutte e tre le cose. Okay, okay. Non dire ok come se avessi detto qualcosa di sbagliato. No, no, ti ha detto Dario. Ok Max. Ti ha detto ok Max. Ah, Max ha detto ok. Bel jingle Dario. Sì, ne ha fatti anche no. Di migliori, ma di solito li fa sempre buoni Dario i jingle. Non ha detto Max ok. Nanni ti ha detto ok Max per prendere per il culo perché sei un Max Proietti che ce l'ha fatta. E io come cazzo lo dovevo capire? Te l'ha detto prima che sei un... Vabbè, lasciamo Mario, perdere. Vabbè. Ma io e Max Proietti non abbiamo niente in comune. No, no, zero proprio. Allora, questo universo ci racconta che l'immensità delle nostre anime si intrufolano nelle vie più solide dell'animo umano, dove l'amicizia e l'amore fa da teatro a questa fantastica emozione che risponde a datemi le sub su Twitch. Questo è, cioè, poi di base... Questo Max è Max Proietti, dici, è proprio... No, no, sei te e Max Proietti insieme. Stai svalorizzando il mio essere unico, eh? No, se sei uguale a Max Proietti sei bicefalo. Altro che unico. Quindi sono bicefalo? No, sei un grande per me. Mario è gay 100%. Ma non avete nemmeno gli strumenti per poter appurare una cosa del genere. È talmente delicata, tra l'altro. Perché delicata? Se uno mi dice sei al 100% omosessuale e io sono sicuro di non esserlo.